Questa è una partita di un giocatore italiano anche abbastanza noto, di cui però non vi vedo il nome. Sia scritto dallo stile. Esattamente. Il grado, diciamo, sui 6-7Q, questa è stata giocata sui Dragon Go Server. Comunque, la prima mossa di nero qua. Bianco qui. Nero. E fin qui sono tutti i nomi danni. Adesso forse sono anche più bravi, nel senso che bianco anticipa, perché di solito bianco va a occupare questo angolo, però in effetti niente vieta magari di fare uno scambio prima qui, vedere come risponde nero e poi tornare di là, no? Nero viene qui. Anche perché all'iniziativa è sempre bianco. E questo da un certo punto di vista è spirito combattivo. Tu volevi che io rispondessi lì per svelare le mie intenzioni e poi fare qualcosa là. Il problema di questa mossa è che adesso bianco ne può giocare un'altra di qui. E se tiene l'iniziativa potrebbe farlo dopo due mosse, poi dopo può tornare subito. Bianco viene di qui. Adesso diciamo ha rinunciato a giocare subito di qua, per cui se parte un Dusechi da questa parte e Bianco vuole di nuovo giocare la seconda mossa, dovrà comunque finire sente. Certo che se il Dusechi va normale, cioè in cui io essendo arrivato secondo finisce voce, Nero giocherà di qua e la partita comunque normale, no? L'unica cosa è che potrebbe essere un po' svantaggioso, perché come se Bianco fosse partito da questa posizione, Nero invade, Bianco viene qui e lascia l'iniziativa Nero. Però iniziare in un angolo in questa posizione è inusuale, ma non è impossibile, si è visto. Allora, Nero non fa niente di tutto ciò e viene qui, e questo già dovrebbe dargli qualche indizio. Bianco adesso viene dentro, gli fa il cosiddetto doppio cacari. Il cacari è l'approccio all'angolo. Esattamente, Nero divide, è l'unica, cioè non necessariamente l'unica mossa, però insomma si può pensare come Nero a giocare qui, giocare qui o giocare qua, oppure volendo c'è anche giocare qui, che vuol dire che poi Bianco chiude e Nero va a tagliare da una parte o dall'altra. L'avevamo visto in una delle lezioni dell'anno scorso, cioè, anzi di quest'anno, ma prima dell'estate, quindi in termini di anno scolastico quello precedente. Una delle ultime, credo. Sì. L'ho vista al volo, mi sa. Ah, ok. Ti ricordi il numero? Era verso 10 qualcosa del. Mi sembra, forse la Ok, quindi è più o meno andata. 16 mi sembra, o la 16 o la 19. Ok, erano state 25 in totale. No, scusate. Allora, Nero in questa partita viene qui, che forse è la più normale. Bianco invade subito, che anche questa forse è la continuazione più normale, perché così Bianco stabilizza, cioè è Nero che decide, se blocca di qui Bianco viene qui e si stabilizza qua, se Nero chiude di qui Bianco gioca qua e si stabilizza su questo lato. Da che parte vorreste giocare voi come Nero? Io qua, anch'io sotto. Cioè, qui o qui? A o B? A. 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 E Io faccio mia B. per te? B, per te è verso di te. Anch'io gioco di qua perché è verso di me. Sicuramente lì, perché ho investito tanto in questa zona. E così la sviluppo. E questa pietra è molto più attaccata. Se io blocco di qua, diciamo che una possibile una continuazione è qui, ma qui si lascia tantissimo bianco, indietro di qui o fa qualche dosechi di qua con cui si rafforza. Per cui magari devo venire qui, però sembra una forma un po' così così. No? Mentre in partita è andata in modo ragionevole. Nero ha giocato qua,
bianco, nero ha iniziato a premere così. Qui, a dire la verità, ci sono tantissime possibilità, perché questa forma di nero ha qualche problema, nel senso che ha un taglio qui che bisognerà tenere in conto. Quella che sta giocando. Esatto, ha il problema della giocata in testa due pietre, che vabbè, qui adesso c'è qualcosa da risolvere, una parte dall'altra. Si può forse difendere anche giocando così, però forse con due pietre non va. Diciamo, magari il nero deve venire qui, però c'è questo problema. Fa una forma orripilante. In cui ci sono qui queste due pietre che questa ha creato questo taglio, quindi vale. Queste due non è chiaro cosa abbiamo fatto, sembrano proprio due da me. Hai giocato due da me, ok, bianco gli ha pagati due punti perché magari sarebbe stato più felice giocando qua, ma sono comunque oppure prendere come se fossero state catturate. Quindi forse per nero poteva essere meglio giocare qui. Invece che premere poteva forse essere meglio questo. No, non c'era. Era qua. Ah sì, quella sì. Però d'altra parte capisco che si voglia anche provare a schiacciarlo per poi dopo avere un qualche aiuto su questa. E soprattutto è un po' al di là del mio livello dire giusto o sbagliato su queste cose qui. Magari nel dubbio nero poteva anche provare un approccio diverso, cioè subito all'inizio. Invece che uscire in diagonale poteva magari appoggiarsi e allora veniva fuori qualcosa di molto differente. Qui sembra problematico questo taglio, però normalmente non lo è, perché esiste il fatto che nero intanto può scendere e poi c'è questo taglio anche. Non muore nell'angolo. Dunque, ricostruiamo diagonale 3-3, blocco. Bianco taglia subito. Così il nero non è già tre collegato. No, non c'è nessuno, perciò il tre. Okay. Diagonale non allora, bianco ha un gruppo molto solido qua e vivo in pratica, salvo scomparsi nella partita. E nero viene diviso in due. Questo pezzo non ha troppi problemi perché comunque è protetto da qua. Cioè ha comunque questa pietra che in qualche modo lo aiuta. C'è però un po' di spazio, quindi magari bianco riesce a uscire. Bisogna vedere cosa succede qui. C'è questa pietra che aspetta nero, che può aiutarlo, ma c'è anche questa che potrebbe aiutare bianco in combattimento. Sono in qualità, più o meno. Esatto. Quindi magari bianco si è mosso un po' troppo presto, magari poteva convenire iniziare a giocare nell'angolo, dove comunque ci sono più punti, vedere che forma viene fuori e poi se fosse il caso tagliare, o se no non tagliare e fare qualcos'altro. C'è un angolo ancora aperto, poi un altro possibile. Sì, sì, esatto. Infatti, inoltre, come giustamente dice lui, potrebbe chiudere qui, potrebbe venire lì, se magari un po' preoccupato dal crescere di questa formazione nera. Tante cose. Qui è
un po' precipitoso. Il gol di Saito non va tanto bene. Come quando ho giocato il grado sul Dragon era più o meno uguale. Allora, questo è in realtà, non so se a causa di Dragon che permette di vedersi nel corso dei giorni le partite, è un server dove so, la partita dura 3 mesi di tempo, per cui fai una mossa oggi, poi torni sulla pagina web della partita e dopo 2 giorni guardi poi se l'altro ha giocato, rispondi, eccetera. Quindi insomma, magari ne fai tante contemporaneamente. No? Ok. Però ogni partita ti lascia il suo tempo. Ci può pensare. È quello che però ti conviene pensare. Esatto. Questa è la forma consueta e su questa mossa di bianco la risposta consueta che forse ho anche visto nella lezione dell'anno scorso è questa. Perché protegge tutti i cani. Che poi questo sarà un tema importante della partita, quindi partire subito. Su bianco taglia. Scusate. Questa pietra è catturata in scala, così. Adesso vieni qui, nero da Tari e la cattura, no? Se invece bianco spinge così, nero la cattura in scala lo stesso di qua. Quindi, proprio aver messo la pietra a contatto permette quello. Se fosse stata giocata qui invece non funziona nulla. Quindi, ma se al posto di allungare di qua bianco scendeva, catturava di quella pietra nera. Quale? Questa. Aspetti. Siamo così. Ah sì, bianco poteva giocare subito qua. Certo, però il risultato è favorevole per loro, però no, quello che succede è che bianco cattura questa pietra, però nero ha già fatto tanta influenza, no? Bisogna vedere se adesso gli conviene solidificarla, per esempio così, che non so, in assoluto, o così, chi lo sa, in qualsiasi modo, può andare prima a rompere le scatole a questa pietra bianca, visto che si è rinforzato tanto il combattimento qui sarà buono. Beh, quella forse è troppo sui punti. Però non è buono, diciamo che anche così, insomma, muro in cui esiste un difetto, ma dove vanno quelle due pietre non è chiaro. E se bianco vuole mettere in moto questa in qualche modo, nero può anche iniziare da qui e aspettare che quelle si dibattano, intanto farà punti tutto attorno, qua e là. Quindi questo taglio qui sarebbe stato la cosa peggiore. Infatti giustamente bianco non ha pensato a farlo, è venuto qui, nero qui che è la mossa giusta per la forma. Fino a qui comunque direi che è all'incirca pari, nel senso che bianco sembra avere qualche punto concreto in più. Era senza comila per questa. Comunque bianco pare avere qualche punto concreto in più, peraltro ha queste due pietre un po' così così, cioè questi due gruppi un po' così così, e nero sembra un po' più promettente come sviluppo, quindi forse mi piacerebbe il più nero, ma bisogna poi vedere da come va. Ok, bianco adesso, se non vuole andare indietro anche come il punto è abbastanza in fretta, deve darsi molto da fare. Ha un solo obiettivo, che sono queste quattro pietre nere. Se in qualche modo riesce un po' a dargli pressione, magari recupera. Inizia attaccandosi. Evidentemente vuole rinforzare in fretta questo gruppo e poi provare a rinchiudere questo, a farlo scappare. Nero in partita gioca lì, che è
una mossa che separa, però il punto è che così lascia, c'è il rischio che lasci tanto bianco. Spostamente scivola sotto. Una cosa normale è fare cross cut e vedere già come così va. Mi sembra già di non fare. Alla fine nero è esatto, in realtà in partita nero concede anche di più. Viene qui. Sperando di chiudere nel centro? Sì, probabilmente nero piacerebbe poter giocare anche quello. Lì. Il punto è che bianco ne sa almeno quanto lui e ci gioca. Adesso nero taglia. Sarebbe stato meglio giocarlo prima, perché giocandolo prima, se il bianco gioca una di queste mosse, nero può sacrificare quella pietra così. Se bianco non la cattura subito, gli potrebbe andare a perdere anche di qua. È ottimo. Se bianco la cattura subito, può comunque andare a chiudere. E magari in futuro può anche giocare questo attacco e vedere se bianco decide di far partire il combo, però. O gioca con il nero. Forse qui, visto che sta cercando di investire sul centro. Il problema però sarebbe che bianco può venire in qualche modo da queste parti e un po' riduce la scala, no, di questa. Se bianco sbagliasse e giocasse qui, il nero potrebbe venire qua e diventa impressionante, no? Lasciando questa bianco è un po' meno impressionante. Però rimane comunque un qualche tipo d'attacco a quella pietra. Per attaccare questa pietra bianca, il nero dove cosa fa? Qual è? Allora, ci sono due possibilità sostanzialmente. Una è chiudere l'angolo, in modo che bianco non ci si possa fare la base, in tal caso bianco viene indietro. E di nuovo questa mossa contribuisce a iniziare a costruire una zona bianca qua e ridurre lo spazio tutta questa zona che stava cercando di costruire nero. Qui bianco ha punti e forse tanti punti anche qui. Nero ha punti, queste sono più o meno catturate, anche perché non ha senso tirarle fuori, separano due gruppi di morenti, ci lasciamo, non ci servono per ora. Poi vedremo più là nel corso della partita. Ah, per farti capire, bianco converrebbe minacciare di tirarlo fuori costringendo nero ad andare a prendersele, perché ogni mossa che fa nero aggiunge pochi punti, ogni mossa che fa bianco ne aggiungi tante. Certo. Quindi se invece le tiri fuori, a parte il rischio che non ci riesci e quindi perdi più punti, ma poi ci aggiungi più pietre mette nero, più nero qui più riuscirà ad invadere, magari a catturare anche queste, perciò lì quelle si quelle le lascia, tanto nero è vivo, nero è vivo, e queste che vuoi che li faccia, sono due. Se poi più là nella partita c'è il momento in cui bianco ha tante pietre attorno e riesce a collegarci, sì, se no è inutile. Tanto meglio. Anzi, sicuramente le sfrutterai al massimo al fine partita, ma sicuramente sì. Torneranno prima o poi utili. No, perché comunque non sono proprio morte, no, perché questo taglio esiste. Per cui se bianco riesce a mettere delle pietre qui nel corso della partita che rompono le scale che partono prima da qua, allora forza forse... Quindi qualche preoccupazione magari della danno più nero, magari sarà obbligato in futuro a giocare una mossa lì, invece che qualcosa di più grande da qualche altra parte. Però in futuro. Allora invece, torniamo indietro. Invece, questa sì, questa no. Allora, nero qui, bianco e nero. E qui vi dicevo, quello era troppo. Cioè è troppo tardi, poi abbiamo visto perché. Adesso che succede? Bianco gioca qui, nero giustamente allunga, perché così a bianco corrono più mosse per catturarla e nero lo può prendere. Il problema qual è? Che nero lo può prendere efficacemente solo a questa parte, per chiudere questi punti qui. Anche se l'angolo è sempre invadibile, non sono neanche tantissimi. E, mentre avrebbe voluto chiuderlo in centro. Però in realtà ancora qualcosina c'è. Per esempio, nero potrebbe giocare così,
se bianco viene qua, così nero cattura le due pietre bianche, ed è un bel successo, perché queste più o meno non hanno occhi, e devono correre, il bianco direi che ci perde la partita. E nero potrebbe puntare a questo attacco, però il problema è che bisogna stare attenti, no? Perché se nero fa, se bianco fa così e nero cattura, quello che succede è che bianco deve prendere tutte così. E non va bene. Quindi, se bianco viene qui, nero deve allungare. Cos'è che mira comunque nero? Che se bianco collega, può giocare in gheta qua. E queste forse fanno fatica a uscire. Perdendo comunque la possibilità di chiudere a destra. Sì, quello sì. Però diciamo è meno bella di quella di prima, però torna a essere un modo per andare a chiudere il centro. Quindi, insomma, può essere qualcosa. Non è che sia proprio una passeggiata, però questa comunque ha due libertà. Quindi, fino a qui, beh, poi sì, diciamo di qui, però vedi, per bianco è impossibile in realtà forzare l'uscita, perché adesso non può dare, spingere di qua, perché viene catturato subito, non fa più in tempo a tornare indietro, quindi deve venire qui, nero da Tari, bianco cattura. Sì, quelle tre sono tre che prendono. Sì, bianco ci fa comunque gli occhi, ma nero l'ha chiuso. Quindi questa qui era ancora una possibilità. Se bianco scendeva subito, doveva tagliare le pietre e non poteva magari salvarsi da qua se scendeva lì. Quando c'era la pietra c'era ancora la situazione. Due gruppi contro due. Allora, questa non c'è ancora. Io ho dato a Tari qui, poi allungo. E poi si era salvato questo e lui aveva giocato qua. Se tu dici bianco viene qua. No, prima era qua, poi avesse era il gheta lì. Sì. Allora bianco aveva giocato qua. Sì. Poi, esatto, c'era quello. E poi bianco magari poteva spingere un po' qua. Però allora, prima spingeva in qua. Ma ogni spinta toglie libertà, no? Aspetta. E andando qua. Questo qua sono morte. Se nero viene qui non sono morte. Allora, se bianco, nero ha giocato qua adesso. Sì, però non è che non l'ha persa. Allora, c'è il problema che bianco viene qui ed è un segnale contro quello. No, allora, così nero vive. Nero vive. Se bianco viene perso. Non è così banalissimo. Allora, è un problema. Cioè, certo. Ne ero in benissimo conto. Per esempio, questa potrebbe essere una confutazione, nel senso, però c'è una via di uscita. Nel senso che così sembra che nero non riesca a catturare queste. Cioè, bisogna leggere molto bene. Bisogna contare libertà, quello che succede di qui, eccetera. Se non altro, bianco non può andare ad aratare troppo da queste parti e tornare indietro. Però, a nero cos'è che importa? A nero importa chiudere bianco, non le pietre che si sta mettendo. Per cui potrebbe giocare qui. Se bianco le cattura, vabbè, meglio. Cioè, sì. Ormai non sono catturate perché nero può comunque venire qui, ma è chiuso in ogni caso bianco. Una perdita minore di quello che non è una nero, perdita così. Nero lascia sicuramente, queste non ci sono ancora, nero lascia sicuramente tre pietre e forse altre due, che comunque è sempre, diciamo, mediamente quattro pietre, comunque deve essere un po' più di più. Però almeno è riuscito a chiudere. Qua c'erano due pietre. Sì, certo, che erano fondamentali. Questa è la croscata. Io ho catturato una delle quattro cose. Quindi allora nero deve venire lì, sennò finisce tutto. Però
che adesso tocca catturato. Stavo pensando al problema di questo taglio, no? Quindi in due parti, che ne è una regola. Tra l'altro poi ha mangiato con le mezzo. Bianco lo deve catturare e poi no. Penso si prende troppo sì. Ci arriva, no, è che le sto leggendo adesso, non ho non mi sono preparato proprio su ogni singola sequenza, quindi bisogna proprio chiudere qui, bisogna proprio chiudere qui e Bianco comunque non esce. Nero riuscirà a chiudere, no? Sì, riesce a chiudere Bianco. Tu potevi semplificare e andiamo tagliando più qua e facendo il bianco e fuori, no? Sì, però questo è più un più che altro un bersaglio per un attacco. Queste lo sono di meno, anche se c'è il taglio che non è un taglio perché quando il bianco spinge vai in attare. Cioè comunque queste e questi immobilizzano queste pietre bianche, c'è poco da fare. Quando le libertà si riducono, poi alla fine il bianco non può più spingere, perché spingendo si trova in attari. Quindi bianco, nero, attari, bianco cattura, nero difende. E queste tre pietre si ritrovano ad essere nella situazione di queste due prima. Tre lasciate. Tre che separano due gruppi vivi. Questa discesa c'è ancora comunque per nero, però non può sia scendere e chiudere qui che proteggere questo taglio, perché quando fa una delle due bianco si libera una libertà in sostanza, quindi deve scegliere cosa fare. Torniamo invece alla partita. Allora, chiaramente questo è un piano B, nel senso che la mossa che doveva fare nero era giocare al posto di questa pietra bianca prima, quindi è un modo per dire ho sbagliato e adesso però ho un modo per rimediare. Cosa fa in partita nero invece? Gioca subito qui. Diciamo, non è un buon risultato per nero, no? Rispetto a qualsiasi di quelli che abbiamo visto prima, tra di quelli in cui si era letto male e bianco riusciva a passare in mezzo. Cioè, bianco è palesemente vivo, è uscito e adesso questo sembra un pochino in difficoltà. Meno di queste due, però, insomma, una mossa bianca qui, per esempio, già... Non subito, perché questo sono un po' troppo deboli. Appena queste un po' si rinforzano, questo nero va in guai. E è una mossa da diventare molto debole. Infatti, che fa nero? Ora, queste due sono quasi del tutto morte. Rimane l'agi di questo taglio. Però comunque, bianco ha invaso in sente. Ed è un ottimo successo. Perché qui sembrava la zona nera ed è riuscito a bloccare, cioè è riuscito a togliere quei punti. E l'ha fatto qua, ma qui quest'angolo non sono ancora punti suoi. Per cui se andiamo un pochino a contare, bianco ha fatto due pietre di prigionieri, punti qui, quindi fa sempre a coppie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abbiamo un gruppo vivo, 8, 9, 10, non è neanche 11, una 20, 22 punti, nero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e diamo qualcosa di più, magari 9, 10, 11, 12, 13, 14, quindi un pochino meglio nero, ma c'è quest'agi e tocca bianco, per cui sono sempre pari. Quindi nero ha avuto una possibilità di andare proprio avanti, ma l'ho aspettata male. E bianco viene qui. Allora, giustamente questo è il lato più grosso,
per cui conviene di fare una mossa da stipare. Bisogna anche pensare che esiste quest'angolo qui, per cui è anche possibile che magari ci si voglia stabilizzare di lì, però poi lascia nero una mossa di qua potrebbe non essere piacevole. C'è anche però la possibilità di mirare a questo gruppo, no? Sfruttando quest'arco, quindi magari vuoi stare fuori. O quest'angolo o questo lato. Questa o questa, secondo me, sono un po' troppo, poco. Che lasci proprio l'iniziativa. Se abbiamo un braccio nero, che comunque c'è. Però no. Rischi di attaccare. Sì, ma quando nero ti approccia, tu avrai già messo una pietra da qualche parte. Per cui quando il bianco ha giocato qui. Penso che sperasse in una mossa di nero di questo tipo. Adesso se nero approccia, nero potrebbe anche venire qui, proviamo a entrare. Ci sono varie possibilità. No, comunque il pensiero gioca sempre dove gioca il avversario. Io da nero avrei giocato lì, no? Se ne va anche là. Dove? Nero, io probabilmente avrei giocato. Bianco avrebbe dovuto giocare qui anch'io. Comunque chiudere l'angolo, ok? Poi è ancora più buono chiudere oppure estendere il classico stazione della chiusura. Ok. E poi magari a questo punto tornata pacifica. Prendere o qui o lì prendere. Qui serve le chiuse. Ok. Sì, comunque è plausibile, sembra una continuazione che mantiene la partita in pari. Per cui la partita, se uno dei due non sbaglia, deve essere pari, no? Poi so che sbagliano entrambi, quindi però tra avversari di valore comparabili, di solito l'entità degli errori è la stessa. Non mi ho considerato che avrei avuto già una pietra lì, in effetti. Però la mossa che ha fatto bianco giocando qui forse è un po' esagerata, perché cosa succede? Che il nero lo pinza, e qui è molto solido. Per quanto lo scambio in questa zona sia stato buono. Se va proprio così nell'angolo, è anche possibile che questa sia troppo stretta, nel senso che se mi viene di qui è sovraconcentrato forse. Questi sono troppo vicini. Se nero blocca di qua, facciamo la cosa più semplice. Ah sì, questa c'è, ok. È abbastanza fondamentale. È lo stesso, troppo sovraconcentrato, perché se fossimo partiti da questa forma e toccasse a nero, verrebbe questo qua. Quindi magari nero poteva fare una pinza un po' più ampia. Avendo la fatta stretta, quasi quasi a bianco, allora, visto che il risultato di nero non è buono in entrambi i casi, potresti che convenga andare lì. Invece in partita, bianco esce così. E adesso sicuramente nero viene qua. Mentre continua ad andare a salire su. Bianco gioca questa, che è un giusto di salire in questo modo. Nero viene qua. Può essere un po' di agi così, ma sperare di attaccarlo. Cioè non vedo perché saltare, non perché... Si può anche pinzare in qualche modo, Però... Vi ricordate, tra l'altro avevamo visto una lezione dell'anno scorso, una delle prime mi pare, la mossa per... Cioè qui il problema è che... Adesso bianco può tagliare da una parte o dall'altra. E
per difendere, qual è, qualcuno di voi si ricorda il più sfuggito? Provate a leggere le varie continuazioni, in qualsiasi modo Bianco non riesce a tagliare, perché questa rompe le scatole. Ed è una cosa migliore rispetto ad appoggiarsi di qua o di là. Chiaramente Bianco può anche giocare qui, dopodiché il taglio funziona, però allora Nero viene qua e si fa una base qui e quindi il taglio non si preoccupa più di tanto. Comunque, quello che fa in partita Bianco è giocare questo famoso Giuseppe. Una cosa nella partita di handicap. Bianco volendo potrebbe tornare indietro qui e pensare a fare questi punti. Allora Nero passa sotto, ma non fa poi tutti questi punti. Ma questo di certo no, perché devo fare. Comunque, poi dopo le cercate voi Giuseppe, ma l'idea è che così Nero fa un angolo un po' più grosso e Bianco più di là. Ma invece che fa Bianco? Viene dritto e lascia questo nero. E allora? Una volta stai giocando, non va. Proseguo come al solito. E Bianco piglia qui. Quando si gioca qui sul 4-4 è più consueto bloccare in questo modo. Nero viene lì, ma Bianco comunque ha un grosso muro, poi con anche questa pietra vuol dire che riuscirà a seconda dei casi a pensare da una parte o dall'altra, dipende dalla partita. Questo vive, ma non è impossibile fare qualcosa qua comunque per Bianco. Per via di queste linee. Invece, siamo così, Nero taglia subito e Bianco invade subito. Nero blocca. E adesso qui si scatena un bel combattimento che è, ci sono tantissime possibilità, no? Poi anche qualche tenuto qua e là. È grosso modo comunque una sequenza standard questa. Certo, per Bianco funziona molto meglio se non ci sono le pietre nere che lo attendono, perché poi ha anche l'opzione di uscire. E ne arrivo qui. Non è la forma migliore, poi dopo si vede perché. Conviene catturarla subito questa. È una questione tra averne un occhio e averne due. Ma cosa succede? Con Nero che viene qui, Bianco gioca questo nero. Cioè, se Bianco volesse vivere, potrebbe farlo così. Perché non c'è modo di impedirgli il secondo occhio, qui comunque riesce a farlo, però non vuole vivere e basta, vuole qualcosa di più, giustamente, prova a tagliare via tutto. Questa è la mossa che impedisce a Nero di fare il proprio. Ah, sono questo. Due occhi interi.
è vero che prendi il qua, ma poi così diventa qua per tutto quanto, cioè è collegato, no? Perché c'è qui, però sono tanti punti tra pietre bianche che risorgono, nere che muoiono, tutto l'angolo che sparisce, è bello grosso. Per cui nero da catturare, ma bianco, nero cattura con una bella formina efficiente. Questo è un occhio solo, no? Perché bianco potrebbe giocare qui. Chiaro che in questa situazione particolare non funziona, perché nero semplicemente taglia qua o qua e cattura bianco, ma se questi bianchi fossero collegati, il fatto di essere scesi qui invece che fare a nero fa la differenza tra vivere e vivere con quel colpo. Ok, bianco completa la manovra, doppio a nero, nero collega, pari, collega, collega. E queste quattro pietre nere che sembravano formidabili muoiono. Non solo. Questo muro. No. Ma in realtà non è così messa male, perché questi comunque sono un bel po' di punti. Nero ha fatto un prigioniero in più di bianco, poi sono i due, quindi. Sì, ho sbagliato un monte questo. Ma anche bianco. Abbiamo già visto. Poi a chi tocca adesso? Tocca nero. Cioè, se contate i punti vedete che comunque grosso modo sono pari. Questo muro non è però solidissimo. In realtà bianco potrebbe anche non preoccuparsi più di tanto, nel senso che il muro è sfondabile per cui ame. Tanto vale stare un po' indietro, tanto vale prendere posizione su questo lato. Tanto queste pietre nere non passano. Non mi pare che ci sia modo di tirare fuori. Se neanche non fa niente, forse anche solo questa di nero è un fastidio. Adesso ti vedo. Ma infatti, la mia qui è quello che sono morti effettivamente. Nero cattura. Ecco, e bianco difende questo taglio così. Se la si conta si vede che sono circa pari. I prigionieri ora sono bianchi e tre neri. 1, 2, 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 di nuovo, 0 non è già via, è mutato tanto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e bianco ha qualcosa di potenziale in più qua, però nero potrebbe fare qualcosa qui, si lo fa, soprattutto tocca nero. Per cui è sempre circa pari, nero giustamente, e bianco forse giustamente gioca lì per provare a fare qualcosa forse in questa zona. Allora, lo scambio va così. Sono dei giochi che confesso di conoscere pochissimo. Posso solo guardare il risultato finale, che è, direi, ma allora, io ho iniziato praticamente giocando una pinza, no? Questa. In realtà forse serviva più che altro a dividere il lato, ma era anche una pinza su questa pietra. E è andato a finire per lasciare tutto l'angolo a bianco, che è piuttosto grosso, e poi gli darà un po' fastidio qui adesso, perché questo gruppo visibilmente si è un po'
indebolito, no? Cioè, si vede che è aumentato il bianco attorno, quindi il gruppo nero che ha qualche debolezza è un po' più a rischio adesso di prima. Per il bianco forse poteva essere meglio, chi lo sa, bisogna vedere, perché l'ipotesi di scambiare i colori delle pietre in cui il nero fa a questo punto tutto questo senza debolezza, il bianco tutto questo, è difficile da valutare, dipende soprattutto da chi giocava a questo punto la prima mossa qua, che era quella sul confine dei due modi. Se scambiate visivamente i colori, una mossa bianca qui, queste sarebbero pietre bianche, no? Invece che nere. Una mossa bianca qui va a incrementare tutta questa zona, una nera qui va a incrementare questa, e riducendo quella bianca. Quindi, boh. Che ore sono? 6:30. 6:30. Tanto se riuscio qua, 18:28. Giochi qua, e dopo ti serve proprio un po' loro. Adesso ci sono due estensioni grosse che valgono più o meno uguali. Una è questa e una è questa qua. Sì. Giocata da nero magari si può venire fino lì, così. Allora, tra questo e questo, il gruppo nero più debole... Diciamo, è difficile dire quale sia, no? Ma nero qui può vivere anche catturando questa, che poi è anche un po' sente perché poi c'è la discesa, eventualmente l'attacco, cioè questa bianco risponde sicuramente bene. E poi a questo punto nero vivo e ci può essere qualcosa con nero che prende libertà qui, dopo poi forse può scendere, insomma si infila nella fuga. Questa moriranno ma agire di qua. Nero invece va a giocare di qui e lascia questa bianco che indebolisce tanto questo gruppo nero. Adesso finisce che nero deve giocare qualche mossa difensiva, no? Lungo il lato, so, qui. Oh. Questa sembra che conceda troppo in termini di punti, no? Io come nero avrei magari difeso qui, se bianco viene qua mi gioco questa. Ma questa, forse a questo punto questa meglio ancora, ha anche l'effetto che questa discesa diventa fastidiosa, perché bianco dovrà collegare qui, no? E adesso ma difficile da andare lì. O qui insomma, cioè qualcosa c'è sul ma questa diventa sempre di nuovo, perché poi nero qui è cattura bianco. In ogni caso è contingente. Però con nero che gioca da quest'altra parte si entra proprio nella fase che decide la partita, sì, grazie. Perché nero viene qui, bianco viene lì e qui nero sbaglia. Dici che quella no, nero difende, ma difende così. Ed è una forma pessima. Cosa avrebbe dovuto? Allora, se vuoi proprio stare extra solido, semplicemente ti togli l'Italia e giochi qui. Queste due non... Sì, cioè le puoi mettere in moto, ma insomma, è ovvio. Sì, c'è sempre questo problema, ma ora ci sono due pietrine qui che aiutano. E poi il nero avrà, tante avrà almeno una forzante qui per dare ulteriore aiuto, no? Cioè, aumentare le pietre che servono poi a collegarsi fino a qua. Quindi, bianco non potrà fare questo grande attacco. Però, se vuoi stare tranquillo, posso fare così. E mo gli chiede se per caso ci ripensa e vuole dare questa pietra o vuole fare che nero venga su di qua e provi a catturare questo in grande. Cioè è una tattica molto rischiosa per bianco. Si bianco difende, no? Però c'è anche
c'è anche il nero che gioca lì, comunque difende, il nero che viene qui, il nero che viene qua magari, cioè a questa bianca velocemente risponde qui, perché sennò si fa girare sopra sotto e viene qua. E quelle le prende e risolve qualsiasi problema. Questa invece è un guaio, perché poi dopo lo vediamo. Cioè, apparentemente uno dice, se mi taglia qui lo catturo, se spinge non mi taglia, funziona tutto bene. Però continua ad esserci l'agi. Aver giocato una mossa che non risolve i problemi è brutto. Allora, bianco mette in moto le pietre del primo l'ultimo momento possibile per farlo, perché se aggiunge una mossa qui e lo risponde, risolve tutti i problemi. D'altra parte, i punti grossi dove giocare sono quelli non finiti. Però è un po' anche un combattimento pericoloso, perché attorno ci sono proprio solo pietre nere, quindi se Nero l'accompagna, Nero in effetti più o meno l'accompagna così, Bianco scappa, Nero si appoggia, ecco, i problemi iniziano ad arrivare. Bianco viene qui, poi si appoggia di qui, forse poteva, ma vabbè, aiuta magari meno bianco, ma... se Nero riesce a tenere bianco in una condizione in cui va a sbattere di qui, è vero che c'è sto taglio, però insomma, diventa un combattimento un po' complicato. Considerando queste, vediamo, proprio a box una possibile continuazione. Dovrebbe proteggerli un pochino. Non qua. Se lo tiro fuori così, boh, per bianco è difficile. Per quello che dicevo, che forse bianco è stato un po' precipitoso. Se avesse magari... fosse partito con delle forzanti da queste parti, avrebbe avuto almeno delle pietre che lo avrebbero potuto aiutare. Se forza adesso, invece, c'è il rischio che non gli dico, ok, prendila, io chiudo questo. Lo scambio buono per me. Queste sembrano in cifra collegate. Anche qua fai proprio perché è un po' difficile per quello muoversi. Questo taglio. Però in realtà viene fuori un grande combattimento e può andare in qualsiasi modo. Il concetto è che con tutte queste pietre nere attorno sembra un po' buono per Nero. Nero però è venuto qui, è stato un po' gentile. Bianco a questo punto prende spazio, questa non c'è, Nero, e poi gioca qua. E adesso Nero ha un problema, che il taglio ora c'è tutto, se non vuole averlo deve giocare qui, ma non è chiaro che abbia due occhi, anzi mi sento quasi sicuro che non ce li abbia. Quindi che fa? Scarpa. E bianco invece spinge.
Se nero collega, bianco in taglia. Il nero salva almeno quelle, bianco cattura queste. Questo problema è tutto risolto. Prima di questo taglio, che tanto non dà occhi comunque a nero, perché è lì, bianco lo tengo qua, giustamente. Io cavo. Nero, bianco, nero. Quando ci vuol dire che la partita è molto perché ci sono gli lupi che si dividono, hanno occupato poco spazio, è più lo spazio che hanno tra uno e l'altro, no? Vabbè, nero se non altro se l'è cavata, perché vedete che se bianco taglia così, nero collega e se gli va male fa sotto contro queste pietre bianche, ma più probabilmente le va a catturare, perché nero ha una libertà fuori, di quanto non ne abbia bianco, che sono solo due, quindi non sa che arriva prima lui. Cioè, anche quasi un occhio lì. Per cui, adesso... Bianco spinge, cattura, e nero collega. E il risultato comunque è disastroso per nero, no? Perché qui, dove avrebbe pensato magari di fare qualche punto, ne ha fatti più bianco. Gli ha catturato anche due pietre, che con questo sono quattro punti. Ha fatto un po' di influenza in centro. E quindi le prospettive di nero di sviluppo lì non ci sono, non so dove, comunque diciamo in realtà bianco adesso è un pochino avanti, per cui gioca tranquillo, ma protegge, non registriamo per se tagliare e poi viene qui adesso. Se nero non può invadere qua, praticamente invadere qui è difficile. Nero, tra l'altro, non si capisce bene perché gioca qui. Forse sta mirando a qualche taglio da queste parti, ma non è che sia molto. O forse vuole collegare tutto quanto. Ma in questo punto dovrebbe provare a fare... non si capisce neanche bene visto le pronunce, quindi 49 bianco viene qui allora. Nero viene qua, ma è una mossa che non so punti, sì, minaccia. Bianco viene qui che sistema il taglio nero, però diciamo non c'è molto, cioè queste due nero le può catturare giocando qua, no? Ma sta cedendo tutto questo, quindi alla fine se scambi come a dama, uno avanti di una pedina e continua a scambiare, alla fine vince perché scambi uguale contro uguale. Su questo è... Solo che qui è molto più difficile contare. No, infatti, cioè... Uno contro uno mi è facile anche per me che dama. La dama per certi aspetti... Come chiunque. Qui dire, quelli ok, ci lascio quattro punti e poi magari qualcosina qui, magari sono 5, 6, così. Quelli invece tantissimo tra quelli che prendo e quelli che tolgo, cioè è un conteggio più complesso. Niente, poi vabbè, adesso comunque sostanzialmente finita. Nero fa qualche mossa della... un po' diciamo della disperazione, ma non riesce a tenere alla fine vince il bianco finché, perché o
E poi col fatto che Nero adesso gioca un po' sbilanciato per cercare di recuperare, perde sempre progressivamente sempre di più. Solo che la perdita in realtà è stata pari finché Nero non ha sbagliato qui. Non era detto che non era in vantaggio. Secondo me Nero ha sbagliato prima qua, mentre ha dovuto giocare di lì. E dopo questo primo sbaglio ha sbagliato qua. Sì. E quello è stato un po' decisivo perché dopo non hai risentito più. Uno sbaglio. Fino a quel punto la partita sembrava. Poteva essere. Sembrava. Grazie. A voi.